mio cuore. Mi raggiunge la sera, ma nell'aria non c'è quel sapore di te. Sì, di te. L'amore non ha vita, se nella vita manchi tu. L'amore non respira, se adesso non respiri tu. Se adesso non ti vuoi tu. 100.000 sentimenti sto scoprendo. C'è sempre l'espressione del tuo viso. Mi raggiunge la sera, questa volta lo so, stai fuggendo per me. Sì, per me. Siete voi che... Sì, sono io. Ho chiamato io al telefono. La macchina è laggiù, dove comincia la curva. Ah, volete salire con noi? Sì, sì, certo. Andiamo. La macchina ha cominciato a sbandare qui. Ecco, è lì. La macchina era qui e adesso non c'è più. Ne siete certo? Ma come, l'ho vista bene. E ho visto quell'uomo con la testa riversa sul sedile. Scott, Daniel, date un'occhiata intorno. Ci può essere qualcosa di importante. Da questa parte niente. Ma siete riuscito a prendere il numero della targa? Mi pare che le lettere erano A, X, Z. Sì, ma il numero? Non me lo ricordano. Ma come avrà fatto quello se era morto? A
ripartire. Dunque. Vieni. Allora, quello che hai detto al telefono. Adesso ne parliamo. Bevi qualcosa? Allora, che cosa prendi? Menta, se ne hai ancora. Certo che ne ho. Ne è rimasta una scorta da quando tu decidesti che non era più il caso di incontrarci. Ma non piace a nessuno. Mi vuoi dire cosa è successo? Con precisione non lo so neanche io. Basta così? Basta così. Due dita e mezzo di soda, se ben ricordo. Ricordi benissimo. Ecco qua. Grazie. Dunque, ieri sera erano appena passate le 11 e tornavo a casa. E più o meno a un paio di miglia da qui qualcuno si è divertito a fare il tiro a bersaglio sulla mia macchina. Sparavano con un mitra, credo, ma hanno bucato solamente la carrozzeria. È terribile. E tu ne parli con questo tono. Pensiamo piuttosto a quello che potrebbe accadere adesso. Cioè, cosa? La notizia è sui giornali. La polizia si sta muovendo. Se mi trovano, saranno difficoltà per tutti. Pensi a me e a Velasco, vero? Certo, anche a voi. La polizia va al sodo, cerca un movente e vuol vedere se c'è qualcuno che può guadagnare sulla mia morte. E prima o poi potrebbe arrivare anche a voi. Per caso, sei giunto anche tu alle stesse conclusioni? Io? E allora perché ti avrei chiamata qui? E anche Velasco. È in ritardo, come al solito, ma ho chiamato anche lui. Noi dobbiamo difenderci insieme contro l'inchiesta della polizia e dobbiamo fare in tutti i modi per impedire che mettano il naso nei nostri affari. Lo capisci, vero? Perciò tu e Velasco dovete avere un alibi che tolga di mezzo ogni dubbio. Perché? Se non l'avessimo? Dovremmo metterne insieme uno stasera stessa. Per me. Ieri sera sono andata a cena con degli amici. Sono rimasta fuori fino a tardi. Ma non ti chiedi chi possa essere stato, il perché di quanto è successo. Cominciamo subito a stabilire che i nostri nuovi clienti non c'entrano. Non vedo dunque la ragione di sospettarli. Io invece sì, l'ho pensato fin dal primo momento. Il pericolo viene da lì. Dobbiamo allontanarci finché siamo in tempo. Intanto abbiamo un affare in corso e dobbiamo concluderlo. E allora facciamo presto che sia finita. Non dobbiamo correre altri rischi. Pensi a noi o pensi a te? Soprattutto a me, naturalmente. Certo, a te. A te sola, come sempre. E come potevamo intenderci, noi due? E comunque siamo in tre a dover decidere. Aspettiamo che arrivi Velasco. Un alibi? Ma chi può pensare che io con un mitra, di notte, contro il mio socio? No, 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 è troppo buffo. Un alibi. Forse ce l'ho e forse no. Dipende da quanto ho bevuto ieri sera. Allora? Sono rimasto in ufficio fino alle 8. Anzi, no, era più tardi perché... Sì, perché Brigitte si era lamentata. A modo suo, ma si era lamentata. Poi ho preso un taxi, ho fatto quattro passi e poi sono andato a mangiare delle salsicce in un posto vicino al fiume. Come vedi, non ho tentato di ucciderti, Morgan. Ma il tuo alibi non serve a me, serve alla polizia. È ora di finirla, Morgan, con le avventure. Ecco, vedi? Proprio quello che dicevo io. Sei in minoranza, Morgan. Appena possibile ne usciremo. Ma sì, decidete quello che volete. Chissà perché dovevo capitare proprio con voi.
Due soci nemici e una società in agonia. Questo è molto semplice, perché non avevi un soldo e non avevi nessuna prospettiva. E ti piaceva lei? No, 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 non eri innamorato. Ma ti divertisti a portarmela via. Una volta c'era una società di importazioni, Davis Company, oggetti d'artigianato di tutto il mondo. E ora è tutto finito. E sembrerà strano, Morgan, ma così com'era mi piaceva. Pochi soldi, sì, ma roba pulita, gente pulita. Adesso cercate persino di travestirmi da avventuriero. E forse tra poco qualcuno sparerà addosso anche a me. Sei un vigliacco. Ecco che cosa sei. Hai accettato tutto, adesso non hai il diritto di tirarti indietro. Ma lo capisci o no che lo facciamo anche per te? Per evitare che si ripeta quello che è già successo. Quello che è successo non ha niente a che fare con i nostri affari. Qualcun altro ha tentato di uccidermi. Tenente. Salve, John. Allora? Eccola, è una Farline, come ha detto l'uomo del distributore di benzina. E ci sono i segni di 9 pallottole. Solo che hanno tolto le targhe. Sì, ma non c'è niente che ci aiuti a individuare il proprietario. Stiamo cercando. Naturalmente hanno portato via tutti i documenti. Già. Ecco qui, i 9 colpi sparati da sinistra verso destra. Tenente, tenente! Sì? Qui c'è qualcosa. Ah, è pure carina. Brigitte Ozar, 17721 Dakota Boulevard. Non è lontano il Dakota Boulevard. La fotografia era in una tasca dello sportello. Riconoscete la macchina? Ma questi che cosa sono? Hanno sparato? Già, una raffica di mitra. Oddio, Morgan era qui sopra. Quando è accaduto? Esattamente 3 giorni fa, venerdì alle 11. Venerdì? Già, venerdì. Ma oggi non è lunedì? Appunto, lunedì. Io l'ho visto oggi, Morgan, tutta la mattina. E stava bene, benissimo. Non aveva nemmeno un segno di pallottola, niente. Se ho ben capito, questo signor Morgan è il proprietario della macchina, vero? Già, perché non l'ho detto. È lui, appunto. Ma io l'ho visto proprio oggi. Lavoro per lui. Scusate, e se sulla macchina ci stava un altro? In questo caso Morgan potrebbe dirci di chi si tratta. Allora, chiedetelo a lui. E com'era questo signor Morgan, il suo aspetto, voglio dire, prego. Grazie. Un bel uomo, direi. Accomodatevi. Grazie. E allora? Ecco, molto alto. Un viso allungato, capelli castani lisci. Capelli castani lisci? Più o meno l'uomo che stava a bordo era così. Ma allora era proprio il signor Morgan. È molto probabile. Da quanto tempo lavorate per lui voi? Veramente io stavo nella società prima di lui. Dal 23 maggio 1959, un mercoledì. Che precisione. Ecco, dovevo cominciare il giorno prima, ma io il martedì non... Sono superstiziosa. È una piccola società di importazione oggetti di artigianato. Se la gente avesse buon gusto avremmo fatto affari d'oro. E invece? Così così, tiriamo avanti. Ma perché mi fate tutte queste domande? Il signor Morgan sta bene, l'ho visto io. E ora se volete lo potete vedere anche voi. Avete il suo indirizzo? Sì, ma qualche informazione potrebbe essere molto utile. Sia a noi e sia a lui. Per esempio, non sarebbe male se noi potessimo rintracciare chi gli ha sparato addosso, non mi pare? Certo, sarebbe carino, ma io che vi posso dire? Non andiamo, voi siete stata con lui per tanto tempo, potreste forse sapere se ha dei nemici, se qualcuno lo ha minacciato. No, no, io non ricordo niente del genere. E poi il signor Morgan è sempre in giro per il mondo,
Se no, in un mese lo vedrò sotto 8 volte. Perché aveva una vostra fotografia in macchina? Già. Ma lo sapete che è strano? Volete dire che il signor Morgan non aveva un particolare interesse per voi? Forse un po' di corte me l'ha fatta, ma così, senza impegno. Beh, senza impegno, e allora perché aveva la vostra fotografia in macchina? Chi lo sa, io non gliel'ho data. Dove la tenevate, a casa, in ufficio? In ufficio, secondo cassetto a destra, ultima cartella. Chissà poi perché Morgan l'avrebbe presa. Ero anche venuta male. Sì? Ma chi lo sa. Forse il signor Morgan ci darà qualche spiegazione. Anzi, a proposito, sarebbe bene che voi non parlaste di tutto questo con lui. Vorrei parlargli prima io, Niente. Ma come faccio? Se lo vedo mi viene naturale di dirgli qualcosa. Va bene, voi non andate in ufficio, oppure andate un po' più tardi. Insomma, dopo di me, d'accordo? Non è carino, ma lo posso fare. Beh, grazie. Ma qui abbiamo finito, non mi dovete chiedere altro, non devo firmare nessuna dichiarazione? No. Per il momento no. Arrivederci. E la mia fotografia la posso riavere? Sì, la riavrete quanto prima. Buongiorno. Buongiorno. E allora che cosa c'è? Una vecchia signora giù al distributore di benzina dove è successo l'attentato. Sembra che abbia cose importanti da dire. Buonasera. Buonasera. Sì? Va bene, riferirò. Qualcosa di importante? Il solito controllo. La signora Claire abita da queste parti. Le deve dire delle cose molto importanti di quella sera. È piuttosto sorda, ma la pare... Salute, signora. Sono raffreddata. Lo vedo, mi dispiace, è un malessere noioso, Come? No, dico, è un malessere noioso. Lo so. Ma ora ho capito tutto, Lo sapete chi mi ha fatto venire il raffreddore? Non so, colpo d'aria. Magari. È stato quel disgraziato con la macchina. Io credo che le voglia parlare dell'autofurgone, quello che fuggì l'altra sera. Come? L'autofurgone. Bravo, sì, l'autofurgone. Sono un po' sorda io. Sì, e quando l'apparecchio non funziona, addio. E proprio l'altra sera questo accidente non funzionava. E allora io i colpi non li ho sentiti, nemmeno uno. Ma poi ho letto il giornale e ho capito tutto. Ho capito perché correvano tanto quelli dell'autofurgone. Sono entrati con le ruote in una pozzanghera così. E tutta l'acqua che c'era dentro me l'hanno schizzata addosso. Fradicia alla testa e piedi. Sentite qui che raffreddore. Sì, avete ragione, mi dispiace, però se ho ben capito, voi avete visto bene l'autofurgone che portava a bordo quel tale che poco prima aveva sparato? Ma che cosa ho detto allora? Sì, appunto. Sono sorda, ma non sono mica scema. No, ma dico, voi siete in grado di dirmi qualche cosa di veramente importante? Ma che cosa credete? Che mi lasci infradiciare così senza far niente? Gliela faccio pagare io, gliela faccio. Ecco qui. California 2021. Grazie e auguri. Buonasera. Dammi la radio. Pronto, centrale, qui Sheridan. Qui centrale. Dite pure, tenente. Trasmetti subito questo comunicato urgente a tutte le pattuglie. Si ricerca autofurgone color lavagna targato California 2021. Se le ricerche hanno esito positivo, non intervenire, ma dare comunicazione alla squadra omicidi, all'autoradio AIS-374-AIS-116. Passo e chiudo. Vai. Salve, autoradio AIS-374, sei tu che hai avvistato il furgone? È passato in questo momento, gli sta dietro Barney, l'agente in coppia con me. Se ci date dentro, gli sarete subito addosso. Avverti che stiamo arrivando. Quanti sono a bordo? Uno, solo quello al volante. Bene, di a Barney che torni pure indietro. Ce la sbrigheremo da soli. Lo chiamo subito.
Pronto, pronto. Barney? Pronto? Barney? Se non è necessario. D'accordo. Già altre due volte, la terza è peggio, lo sapete, no? Si paga per tutte. Va bene, questo lo accerteremo, però tu potevi avere un motivo anche più valido per fuggire. Per esempio, un'accusa di omicidio, di tentato omicidio. Io? Omicidio? Sì. Ma che credete che mi voglia rovinare tutta la vita io? Ho solo rubato, ma io certi rischi non li corro, non so nemmeno come è fatta una pistola. Ah sì, eh? Eppure vedi, da bordo del tuo autofurgone hanno sparato addosso ad un uomo e non l'hanno ammazzato per un soffio. Ed è stato venerdì! Venerdì sera alle 11. E tu che facevi venerdì alle 11? Attento, Nick, che controlliamo. Venerdì? Sì. Avete detto venerdì, 4 giorni fa, e alle 11. Ecco, ero nel negozio di Hamilton per le pulizie. Sì, sì, dalle 9 a mezzanotte. Io e una donna. Si chiama Martha. Martha Larsen. Lei lavava i pavimenti, io pensavo ai vetri e al resto. $5 abbiamo preso. 2,5 per 1. Provate a controllare. Proprio venerdì sera. Va bene, meglio per te se le cose stanno come hai detto. Del resto sarà facile controllare. Hai detto il negozio di Hamilton? Appunto, è un salumiere. È al numero 125. No, è al numero 152 di Pettiton Street, a 2 passi da casa mia. Adesso vediamo. Allora, Nick, adesso vedete. Parliamo un momento, con una sigaretta, dell'autofurgone. Allora. L'ho visto 3 giorni fa, vicino al campo di baseball del quartiere. Oggi era ancora lì, e allora io... Hai rubato, Non lo so nemmeno io perché. Avevo deciso di non provarci più. Ve l'ho detto, io lavoro, faccio di tutto. Anche lo sguattero faccio, ve l'ho detto. Allora? Ci vorrà un po' di tempo prima di avere notizie che lo riguardano. Stanno cercando quella donna, Martha Larsen. Intanto però siamo riusciti a sapere a chi appartiene l'autofurgone. È possibile? Siamo sicuri? Ho richiamato io stesso per controllare. Senti, Nick. Se il tuo alibi sarà confermato, noi non ce ne occuperemo più, capito? E sarei accusato soltanto di furto. Ve l'ho detto che sono un ladro io. Un ladro e basta. Pure sfortunato. Sapete qual è la prima cosa che ho pensato? Che si sia trattato di un errore. E hanno sparato contro di me pensando che si trattasse di un'altra macchina. Evidentemente siete molto ottimista. No, sono uno che sa ragionare. Non riesco a vedere nemici. Nemici al punto da volermi fare la pelle. E così, per evitare noi, avete pensato bene di disfarvi della macchina. Appunto, ma era vecchia e venderla non ci avrei ricavato niente. Francamente... non pensavo che sareste riusciti a trovarla, e tantomeno a identificarne il proprietario. Complimenti. No, è stato molto più semplice di quanto non possiate immaginare. Nella tasca dello sportello della macchina ho trovato una fotografia. Questa. Brigitte? Oh,
una foto di Brigitte nella mia macchina. Questa è bella, eh? Non capisco proprio perché ce l'abbia messa. O forse sì. Brigitte è molto superstiziosa e credo che abbia un certo interesse per me. Sono piuttosto fortunato con le donne. Chissà che Brigitte non abbia pensato che la fotografia, insomma sì, che fosse un modo per stabilire una vicinanza, una specie di sortilegio. Comunque penso che non abbia alcuna importanza ormai. A proposito della vostra fortuna con le donne, se fosse proprio lì la causa dell'attentato... No, io all'attentato non ci credo. E le donne le so scegliere, di bell'aspetto e senza grossi problemi. Quando finisce non ci sono rimpianti. Tutto pianificato, insomma. In un certo senso sì. E immagino che applicando questi sistemi alla vostra società voi facciate degli ottimi affari. Non è così? È facile come con le donne, ma ce la caviamo. Importazione ed esportazione di oggetti di artigianato. Vero? Bello. Molto sì, bello. Un commercio facile, senza avventure. Insomma, siete un uomo senza problemi e quelli che avete li sapete mantenere alla temperatura giusta. Anche sotto zero, se occorre. Mi dispiace deludervi, signor Morgan, ma proprio qui nel vostro ambiente c'è qualche cosa che bolle. Quello o quelli che hanno sparato sulla vostra macchina sono fuggiti a bordo di un autofurgone. Ah, e allora? Sapete a chi apparteneva quel furgone? A voi. Alla Davis Company. A noi? Sì. Ah, sì, sì, adesso ricordo. È stato rubato qualche giorno fa. Sì, lo so, però la denuncia è stata fatta soltanto sabato sera. Ah, già, sabato. Eh già, cioè il giorno dopo l'attentato. Ora tutto questo mi sembra un po' sorprendente, non vi pare? Prego. No, grazie. Arrivederci, signor Morgan. E nel caso vi venisse in mente qualcosa di importante che possa essere utile, il mio numero è Plaza 2222. Va bene, tenente. Grazie. Arrivederci. Siete stato a parlare dal signor Morgan, vero? Sì. E non vi ha detto niente delle assicurazioni? Pronto? 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 Stavate parlando di un'assicurazione. Il signor Morgan ha due soci, il signor Velasco e la signorina Vera Davis. E sapete che hanno fatto? Ognuno dei tre ha sottoscritto un'assicurazione sulla vita in favore degli altri due. Ogni polizza per $1,000,000. $1,000,000? Il signor Morgan è stato molto carino, non dirvelo. Ma a me sembra importante. Non vi pare? Credo proprio di sì. Arrivederci.
Pronto? Centrale di polizia? Sono Vera Davis. Vorrei parlare col tenente Sheridan. Capisco, ma è urgente. Sì, grazie. Passatemi la sua abitazione privata. Pronto? Pronto, il tenente Sheridan? Mi avete invitato al vostro ufficio per domattina, ma ho bisogno di vedervi subito. Se poteste venire qui da me... Sì, sì, è l'ultimo cottage sulla panoramica numero 2. Sì, vicino ai campi di golf di St. Joseph. Grazie. Io non posso certo immaginare perché quell'uomo era qui, ma è evidente che non aveva nessuna intenzione di uccidervi, come invece siete propensa a credere. Ma non ha preso né denaro né gioielli. Cos'era venuta a fare? Perché correre questo rischio? Beh, indubbiamente tutto quello che sta avvenendo intorno a voi e ai vostri soci è assolutamente privo di logica, o almeno così sembra. Per me è peggio. È assolutamente insensato e ho paura. Io vi chiedo di proteggermi. Sentite, perché non ci sediamo e parliamo un po' con calma, eh? Semmai mi offrite un whisky. Oh, mi dispiace, in casa ho soltanto della menta. Beh, menta no, grazie. Ma accomodatevi, prego. Posso fumare? Voi fumate? No, grazie. Dunque, voi e i vostri soci avete un'assicurazione sulla vita, eh? $1,000,000 a favore di ciascuno degli altri due. E voi come lo sapevate? Così, mi sembra un'iniziativa piuttosto strana, di chi è stata l'idea? I Morgan. Ma tanto io che Velasco l'abbiamo accettata liberamente. Gli affari della ditta non andavano bene. E così, per ottenere altro credito, abbiamo fatto questa assicurazione. Insomma, ognuno dei tre soci è impegnato nella ditta, anche col suo patrimonio personale. E così, in caso di morte di uno dei soci, ci sarebbe stata una specie di eredità a favore degli altri, che sarebbe andata a coprire le eventuali passività della ditta. Ecco, appunto, una sorta di garanzia nei confronti dei creditori. Ma allora le passività della ditta devono essere gravissime, se no non si giustificherebbe un'assicurazione per un importo così ingente, $1,000,000. No, non è per questo. Beh, certo, certo ci saremmo potuti assicurare anche per una cifra molto inferiore, ma dovendolo fare abbiamo preferito largheggiare. E da noi il fumo? Un po' d'aria pura fa sempre piacere. No, fate complimenti perché io... No, fumate pure voi. E non avete pensato che uno di voi potesse... Sì, diciamo, potesse indebitamente avvantaggiarsi da questa assicurazione? L'abbiamo pensato, tutti e tre. Ma siccome non c'era altra scelta, abbiamo dovuto fidarci l'uno dell'altro. E personalmente siete convinta che i vostri soci meritino questa vostra fiducia? Sì, 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 li conosco bene, molto bene. Sono stata per sposarmi... Prima con Velasco e poi con Morgan. E credo che loro mi amino ancora. In questo caso non correte nessun pericolo, no? Nemmeno loro. Sono due buoni amici per me. E sanno benissimo che sarei assolutamente incapace di compiere un omicidio. Ma voi non avete una qualche idea su quanto è accaduto a Morgan il venerdì scorso? Scusatemi. Pronto? No, sono appena rientrata. Come? La polizia? Me lo immaginavo. Sì, anch'io sono stata convocata per domattina. Beh, certo, alla centrale di polizia. No, Velasco, non me la sento assolutamente, sono molto stanca. Ci vedremo domani. No. Perché non andiamo a fare quattro chiacchiere col vostro socio, eh? Scusa un momento. Sta sì, Wolf, all'altro capo della città, e credo che abbia bevuto parecchio. Ma non importa, andiamo, vi farà bene uscire, vi distraete. Va bene, vengo. Sì, certo, il tempo di arrivare. Naturalmente, parleremo di tutto. Sì, ciao. Ecco cos'era venuto a fare quell'uomo. Ha installato un microfono, ma un lavoro fatto un po' in fretta. Certo, voi siete arrivata prima del previsto, allora. Che può essere? È quello che cercheremo di sapere mentre andiamo a trovare il vostro socio.
Scusate un momento, vado a cambiarmi. Prego. Voi aspettate che io vi parli del mio alibi, eh? Vedrete, vedrete che è convincente. Sì, adesso mi sono dimenticato qualcosa, ma domani, domani quando verrò nel vostro ufficio, rimetteremo insieme tutta la serata di venerdì, ora per ora. Il tenente ti aveva chiesto qualcosa anche a proposito dell'assicurazione? Ma certo. Beh, io non avrei mai pensato che ci fosse qualcuno disposto a pagare $1,000,000 per la mia morte. E invece una bella tassa mensile e il giorno che muori diventi ricco. Però sarei contento per Vera. Non so se lo sapete, ma avremmo dovuto sposarci noi due. Beh, per lei avrei accettato qualunque cosa. Anche la menta al posto del whisky. Questo non credo davvero che possa interessare il tenente. Si fa per dire, già che siamo qui. Certo. Se ho un alibi, Morgan se lo deve trovare da un'altra parte, l'aspirante assassino, non è così? Lo sapete che una volta io lo volevo ammazzare sul serio? Sì. Quando mi portò via Vera. E non l'amava. Ma entrava alla pari nella nostra società. Un affare. Tutto questo è ingiusto e non ha senso. Forse. Forse non ne ha e forse sì. Era uno spiantato Morgan quando capitò tra noi. Ma che ne poteva sapere lui dei nostri vasi, delle nostre statuine? Non avete molta simpatia per Morgan, è vero? Io? Lo sopporto. Finché lei lo sopporta. E poi non è stato Morgan a farmi perdere, Vera. È un altro il motivo. Non te ne accorgi, ma stai esagerando e diventi noioso. Smettila di bere. No, no. Vi assicuro che tutto quello che dici mi interessa moltissimo. E non solo dal punto di vista professionale. Scusate, devo salutare un'amica. Prego. Hai portato il regalo per il bambino? Sì. Non posso ora, più tardi. Quello che c'è al tavolo con me è un poliziotto. Una serata un po' strana, vero? Piacevole, direi, tutto sommato. Non mi sembra neanche di essere in servizio. Eppure siete qui per un'inchiesta? Solo per interrogare Velasco e me? Me ne ero quasi dimenticato. Non vi credo. Però mi piacerebbe credervi. È molto tardi, voglio andare. Vi accompagno. Anch'io sono stanco. È al punto giusto, eh? Ah, ma io mi ero dimenticato di finire il discorso. Lo sapete qual è il vero motivo per cui non ci siamo sposati, lei e io? E questo prima ancora che arrivasse Morgan, eh? Lei non vuole figli. Velasco. Sì. Ha paura di avere figli. Credo proprio che sia venuto il momento di andarcene. Certo. Non credetemi, non c'è niente di vero in quello che ha detto di me. Dati Harvey a torre di controllo Rewa. Datemi indicazioni per l'atterraggio. Qui torre di controllo a volo 62 bis da Baltimora. Siete autorizzato ad atterrare sulla pista numero 2. Ok, torre. Pista numero 2. ED-226 è autorizzato al decollo sulla pista numero 2.
Che c'è, Morgan? Sta tranquillo, Wes. Ho preso tutte le precauzioni. Dovevo assolutamente parlare. E non bastava il telefono? Forse, ma qualcuno poteva ascoltare e noi non possiamo correre rischi. È per la riunione di dopodomani. Che succede? C'è che i tuoi amici non hanno pagato e senza quei soldi io non posso assicurare altre forniture ai nuovi clienti. Se non pagano, non posso farci niente. Sono soltanto un mediatore, io. Sì, ma soltanto tu sai dove trovarli. Io no. Devi parlare con loro prima di dopodomani. Ah, senti, questa volta sarò io a venire alla riunione, non Velasco. Tu e perché? Ho i miei buoni motivi. No, no, per me se non pagano è perché si trovano in difficoltà. Non sono situazioni tranquille. E forse chiederanno tempo. E noi non abbiamo tempo. Ricordalo, questo. Lo sapevi che era rischioso. Si può guadagnare molto e si può perdere tutto. E spesso non dipende dalla buona volontà di nessuno. Comunque, cercherò di fare qualche cosa. Dopodomani, alla riunione, ti metterò al corrente. D'accordo. A dopodomani. Bene. Tranquillo, stasera vorrei chiedere permesso. Ma andiamo, mercoledì. La donna che conoscevo io, l'ultima, era libera la domenica. Questa è Bruna ed è una cosa seria. Eh sì, tua madre che ne pensa? L'ho presentata anche a lei. E che ancora non me l'ha detto. Però voi sapete com'è. Non la conosce ancora bene. Sì, ma conosce te. Come sarebbe a dire? Ispettore? Ah, Sheridan, ti ho cercato anche prima. C'erano un paio di cose urgenti. Ma ho saputo che eri ancora fuori per il caso Morgan. Sì, infatti. Ci sono novità? No. E allora archiviamolo. Ma no, che archiviamolo? Non abbiamo tirato fuori un ragno da un buco. Beh, in fondo non è morto nessuno e ci sono tanti altri casi urgenti. Io vado di là. Sì, sì. Ispettore. Senti, ispettore, a me il caso Morgan interessa. E quindi non desidero chiuderlo così. Non mi chiedere il motivo preciso perché non lo so. Però ti prego di non credere che si tratti di un capriccio, ecco. E allora di cosa si tratta? Di un puntiglio? Di che cosa? Ma non lo so, diciamo della gente che ci sta dentro. Gente nuova, strana, sorprendente, piena di contraddizioni. Insomma, mi interessa. Spero come poliziotto. Ecco, lo sapevo. E adesso chissà che cosa penserai, vero? E allora, c'è un punto definito dove comincia e dove finisce l'interesse di un poliziotto? Questo è un discorso piuttosto strano. Dove comincia, dove finisce? Ma no, andiamo, no. Ho bisogno soltanto di 2 o 3 giorni di tempo, così per togliermi ancora qualche curiosità. E vada per 2 o 3 giorni. Ma ci sarà anche un motivo, un punto di riferimento per questa tua curiosità. Senti, se io sottoscrivessi un'assicurazione sulla vita in tuo favore, e questa assicurazione fosse di $1,000,000, tu che ne penseresti? Un'assicurazione di $1,000,000? Sì. Ma dai, cosa stai dicendo, Sheridan? No, un momento, guarda, nel caso Morgan ci sono 3 persone che hanno agito proprio così. Hanno fatto delle assicurazioni incrociate per $1,000,000. Una di queste persone è stata per essere uccisa. E per una questione di millimetri è sfumata la possibilità di un'eredità di $2,000,000. E allora, è o non è un caso interessante? Pronto? 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 Pronto?
Ciao Brigitte. Buonasera, signor Velasco. A che ora sarebbe la riunione? Avete solo 7 minuti e mezzo di ritardo. Sono di là, nell'ufficio della signorina Vera. Allora vado. Un momento, signor Velasco. Sì? Questo nodo è un orrore. L'alibi era buono? L'alibi? E che ne so, speriamo di sì. Andate, andate. Siete in ritardo. Non possiamo vendere quello che non siamo più in grado di comprare. Situazione spiacevole, ma piuttosto chiara, no? Ma non si può fare qualcosa per sollecitare i mediatori? Non so, parlare con West. Già fatto. È arrivato questa mattina ed è ripartito subito. Sono sicuro che se ne interesserà. Ha tutto da guadagnare lui. Ma pensa che quelli si trovino in difficoltà. In questo caso, capisci? Non è facile come dicevi, come ci avevi fatto credere. Motivo in più per finirla. Ma che finirla? Ma se è andata bene 2 volte e abbiamo guadagnato tanto da pagare tutti i nostri debiti, e non erano pochi, e per aprire un conto in banca. E poi io sono tranquillo e avrei più motivi di voi per essere preoccupato, no? Se quelli non pagano, diamo l'addio a $50,000. Sarebbe a dire a tutto il capitale che ci è rimasto. Giusto, giusto per ricominciare da zero il nostro vero commercio, per riprendere la vecchia strada. Ah, è proprio quello che ci vuole. Almeno noi due, Vera, non abbiamo la stoffa per l'avventura. Prima o poi ce le suonano. La vecchia strada, vero? Ma sei stata tutta un fallimento. No, no. Solo da quando tu hai fatto da padrone, lei te l'ha lasciato fare. Hai comprato merce sbagliata e poi non sei riuscito a rivenderla 100 volte... ed è finita come doveva finire. Ma che aspettavi? Che vi accontentassi del vostro bilancio? Eh? $20,000 di fatturato in un anno. Un po' poco, no? Ho rischiato. Dovevo rischiare e ho rischiato. Sulla nostra pelle. Io non volevo diventare ricco. Non me ne importava niente. E poi che senso hanno certi rischi? Eppure li ho dovuti correre anch'io. E ho pagato. Come te, Morgan. Come lei. Anche se il mio compito è quello di commesso viaggiatore, a portare in giro i regali per il bambino. Vi prego, ho già un terribile mal di testa. Vorrei concludere al più presto, ma su quello che ci interessa stasera, quello per cui ci siamo riuniti. Ecco, parliamone finalmente. Stabiliamo insieme che cosa devo dire e che cosa devo promettere. Perché questa volta sono io che vado a Madden. Buonasera. Buonasera. Il bar, signorina. Vieni, vieni. Ecco, bravo. Posa tutto qui sopra. Sei nuovo qui? Sì, mi hanno assunto 2 giorni fa. Sei carino, sei. Ecco, bravo. Vai, ciao. 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 Pensa quello che vuoi, ma secondo me questo è il momento giusto. Ne sei convinto? Ma certo, certo. Ma accordo un po' di fiducia anche a me una buona volta. Servizio bar. Un momento, aspettiamo che torni il signor Morgan. Allora, Vera, cosa decidiamo? Te lo ripeto, Velasco, è inutile esasperarlo. Vediamo che succederà nelle prossime settimane e poi decideremo. Beh, io sono diventato troppo paziente. In questi ultimi anni non ho fatto altro che essere paziente. E non me ne è stato grato nessuno. Anzi, hanno pensato che sono un debole, uno che non conta. Certo, è proprio vero. Voi avete troppa pazienza. Forse perché siete nato sotto la costellazione dei pesci. Che faccio? Lo chiamo io, signor Morgan? Ah.
La vostra mente? Tè al latte per il signor Morgan. Grazie, faccio da me. Whisky senza ghiaccio per il signor Velasco. E per me succo di frutta. Questa volta partite voi per Madden. Chi piloterà l'aereo? Barney Quinn? Sapete che ha detto? Che mi darà lezioni di pilotaggio, perché devo prendere il brevetto. Tutto gratis, ha detto. È proprio carino qui. E tu che hai risposto? Per ora mi sto curando. Soffro di vertigini. Un medico, presto! Sto male. Sto male. Signor Morgan. Oh, che è successo? Morgan. Signorina, chiamate il dottor Farrell e ditegli di venire subito alla Davis Company. Oh. Il signor Morgan sta male. Presto! Sì. Possono parlarmi solo per qualche minuto. Come sta? Meglio. Bisogna pensare alla riunione. Certo, certo. Vai tu. Ma certo, vado io. Non se ne può fare a meno. Brigitte, i documenti sono tutti nella valigia. Sì, ci penso io a consegnarli al signor Velasco. Cosa devi dire, lo sai? Non ti preoccupare. Penseremo noi a tutto. Deve riposare adesso, signori, vi prego. L'aereo non c'è ancora. Vado io. So io dove trovare Barney Quinn. Ah, la valigetta. No, che volete che pesi? E poi voi avete già l'altra valigia e il regalo per il bambino. E ora, che succederà? Pensi che Morgan abbia ingerito del veleno, vero? Temo proprio di sì. E se ancora lui non se ne fosse reso conto, presto i medici glielo diranno. E tornerà quel tenente. Forse non dovrei partire. Penserà che sono fuggito, no? Perché? Domani tornerai. Era nel tè il veleno. Giurerei che era nel tè. Ecco l'aereo. Grazie, Brigitte. Buon viaggio. Bisogna predisporre un servizio di sorveglianza qui in giardino. Bene, tenente. Oh, tu cerca di rintracciare i due soci di Morgan e anche la segretaria. Voglio parlare con loro stanotte stessa, eh? Pensate di rimanere qui o torniamo in centrale? No, digli che ci raggiungano qui. Ok. Aereo FCX chiama torre di controllo Velover.
Torre di controllo Velover a FCX. Sono in ascolto. Da questo momento procediamo per nord-est sul radiofaro di Rydell. Tutto regolare a bordo. Grazie per l'assistenza. Soltanto tu sai dove trovarli, io no. Devi parlare con loro prima di dopodomani. Ah, senti, questa volta sarò io a venire alla riunione, non Velasco. Tu? E perché? Ho i miei buoni motivi. No, no, per me se non pagano è perché si trovano in difficoltà. Non sono situazioni tranquille. E forse chiederanno tempo. E noi non abbiamo tempo. Ricordalo questo. Lo sapevi che era rischioso. Si può guadagnare molto e si può perdere tutto. E spesso non dipende dalla buona volontà di nessuno. Comunque, cercherò di fare qualche cosa. Dopodomani, alla riunione, ti metterò al corrente. D'accordo. A dopodomani. Bene. Tranquillo, stasera vorrei chiedere permesso. Andiamo mercoledì. La donna che conoscevo io, l'ultima, era libera la domenica. Questa è Bruna ed è una cosa seria. Eh sì, tua madre che ne pensa? L'ho presentata anche a lei. E che ancora non me l'ha detto. Però voi sapete com'è. Non la conosce ancora bene. Sì, ma conosce te. Come sarebbe a dire? Ispettore? Ah, Sheridan, ti ho cercato anche prima. C'erano un paio di cose urgenti. Ma ho saputo che eri ancora fuori per il caso Morgan. Sì, infatti. Ci sono novità? No. E allora archiviamolo. E non ma no, che archiviamolo? Non abbiamo tirato fuori un ragno da un buco. Beh, in fondo non è morto nessuno e ci sono tanti altri casi urgenti. Io vado di là. Sì, sì. Ispettore.
Senti, ispettore, a me il caso Morgan interessa e quindi non desidero chiuderlo così. Non mi chiedere il motivo preciso perché non lo so, però ti prego di non credere che si tratti di un capriccio. Ecco. E allora di cosa si tratta? Di un puntiglio? Di che cosa? Avviso. Mi raggiungerà sera, questa volta lo so, stai fuggendo per me. Sì, per me. Siete voi che... Sì, sono io. Ho chiamato io al telefono. La macchina è laggiù, dove comincia la curva. Ah, volete salire con noi? Sì, sì, certo. Andiamo. Pensiamo piuttosto a quello che potrebbe accadere adesso. Cioè, cosa? La notizia è sui giornali. La polizia si sta muovendo. Se vi trovano, saranno difficoltà per tutti. Pensi a me e a Velasco, vero? Certo, anche a voi. La polizia va al sodo, cerca un movente e vuol vedere se c'è qualcuno che può guadagnare sulla mia morte. E prima o poi potrebbe arrivare anche a voi. Per caso, sei giunto anche tu alle stesse conclusioni? Io? E allora perché ti avevo chiamata qui? E anche Velasco. È in ritardo, come al solito, ma ho chiamato anche lui. Noi dobbiamo difendersi insieme contro l'inchiesta della polizia. E dobbiamo fare in tutti i modi per impedire che mettano il naso nei nostri affari. Lo capisci, vero? Perciò tu e Velasco dovete avere un alibi che tolga di mezzo ogni dubbio. Perché? Se non l'avessimo? Dovremmo metterne insieme uno stasera stessa. Per me. Ieri sera sono andata a cena con degli amici. Sono rimasta fuori fino a tardi. Ma non ti chiedi chi possa essere stato. Il perché di quanto è successo. Cominciamo subito a stabilire che i nostri nuovi clienti non c'entrano. Non vedo dunque la ragione di sospettarli. Io invece sì, l'ho pensato fin dal primo momento. Il pericolo viene da lì. Dobbiamo allontanarci finché siamo in tempo. Intanto abbiamo un affare in corso e dobbiamo concluderlo. E allora facciamo presto che sia finita. Non dobbiamo correre altri rischi. Pensi a noi o pensi a te? Soprattutto a me, naturalmente. Certo, a te,
A te sola, come sempre. E come potevamo intenderci, noi due? E comunque siamo in tre a dover decidere. Aspettiamo che arrivi Velasco. Un alibi? Ma chi può pensare che io con un mitra, di notte, contro il mio socio? No, 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 è troppo buffo. Un alibi. Forse ce l'ho e forse no. Dipende da quanto ho bevuto ieri sera. Allora? Sono rimasto in ufficio fino alle 8. Anzi, no, era più tardi perché... Sì, perché Brigitte si era lamentata. A modo suo, ma si era lamentata. Poi ho preso un taxi. Ho fatto 4 passi. E poi sono andato a mangiare delle salsicce in un posto vicino al fiume. Come vedi, non ho tentato di ucciderti, Morgan. Ma il tuo alibi non serve a me. Serve alla polizia. È ora di finirla, Morgan, con le avventure. Ecco, vedi? Proprio quello che dicevo io. Sei in minoranza, Morgan. Appena possibile ne usciremo. Ma sì, decidete quello che volete. Chissà perché dovevo capitare proprio con voi. Due soci nemici e una... Che c'è, Morgan? Sta tranquillo, Wes. Ho preso tutte le precauzioni. Dovevo assolutamente parlare. E non bastava il telefono? Forse, ma qualcuno poteva ascoltare e noi non possiamo correre rischi. È per la riunione di dopodomani. Che succede? C'è che i tuoi amici non hanno pagato e senza quei soldi io non posso assicurare altre forniture ai nuovi clienti. Se non pagano, non posso farci niente. Sono soltanto un mediatore, io. Sì, ma soltanto tu sai dove trovarli. Io no. Devi parlare con loro prima di dopodomani. Ah, senti, questa volta sarò io a venire alla riunione, non Velasco. Tu e perché? Ho i miei buoni motivi. No, no, per me se non pagano è perché si trovano in difficoltà. Non sono situazioni tranquille. E forse chiederanno tempo. E noi non abbiamo tempo. Ricordalo, questo. Lo sapevi che era rischioso. Può guadagnare molto e si può perdere tutto. E spesso non dipende dalla buona volontà di nessuno. Comunque, cercherò di fare qualche cosa. Dopodomani, alla riunione, ti metterò al corrente. D'accordo. A dopodomani. Bene. Tranquillo, stasera vorrei chiedere permesso. Ma andiamo mercoledì. La donna che conoscevo io, l'ultima, era libera la domenica. Questa è Bruna ed è una cosa seria. Eh sì, tua madre che ne pensa? L'ho presentata anche a lei. E che ancora non me l'ha detto. Mi raggiunge la sera. Sentimenti sto scoprendo.
sempre l'espressione del tuo viso. Mi raggiunge la sera, questa volta lo so, stai fuggendo per me. Sì, per me. Importante che possa essere utile, il mio numero è Plaza 2222. Va bene, tenente. Grazie. Arrivederci. Siete stato a parlare dal signor Morgan, vero? Sì. E non vi ha detto niente delle assicurazioni? Pronto? 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 Stavate parlando di un'assicurazione. Il signor Morgan ha due soci, il signor Velasco e la signorina Vera Davis. E sapete che hanno fatto? Ognuno dei tre ha sottoscritto un'assicurazione sulla vita in favore degli altri due. Ogni polizza per $1,000,000. $1,000,000? Il signor Morgan è stato molto carino, non dirvelo. Ma a me sembra importante. Non vi pare? Credo proprio di sì. Arrivederci.
No, è stato molto più semplice di quanto non possiate immaginare. Nella tasca dello sportello della macchina ho trovato una fotografia. Questa. Brigitte? Oh, una foto di Brigitte nella mia macchina. Questa è bella, eh? Non capisco proprio perché ce l'abbia messa. O forse sì. Brigitte è molto superstiziosa e credo che abbia un certo interesse per me. Sono piuttosto fortunato con le donne. Chissà che Brigitte non abbia pensato che la fotografia, insomma sì, che fosse un modo per stabilire una vicinanza, una specie di sortilegio. Comunque penso che non abbia alcuna importanza ormai. A proposito della vostra fortuna con le donne, se fosse proprio lì la causa dell'attentato... No, io all'attentato non ci credo. E le donne le so scegliere, di bell'aspetto e senza grossi problemi. Quando finisce non ci sono rimpianti. Tutto pianificato, insomma. In un certo senso, sì. E immagino che applicando questi sistemi alla vostra società voi facciate degli ottimi affari. Non è facile come con le donne, ma ce la caviamo. Importazione ed esportazione di oggetti di artigianato, vero? Bello, molto. Sì, un commercio facile, senza avventure. Insomma, siete un uomo senza problemi e quelli che avete li sapete mantenere alla temperatura giusta. Anche sotto zero, se occorre. Mi dispiace deludervi, signor Morgan, ma proprio qui nel vostro ambiente c'è qualche cosa che bolle. Quello o quelli che hanno sparato sulla vostra macchina sono fuggiti a bordo di un autofurgone. Ah, e allora? Sapete a chi apparteneva quel furgone? A voi. Alla Davis Company. A noi? Sì. Ah, sì, sì, adesso ricordo. È stato rubato qualche giorno fa. Sì, lo so, però la denuncia è stata fatta soltanto sabato sera. Ah, già, sabato. Eh già, cioè il giorno dopo l'attentato. Ora tutto questo mi sembra un po' sorprendente, non vi pare? Prego. No, grazie. Arrivederci, signor Morgan. Nel caso vi venisse in mente qualcosa di importante che possa essere utile, il mio numero è Plaza 2222. Va bene, tenente. Grazie. Arrivederci. Siete stato a parlare dal signor Morgan, vero? Sì. E non vi ha detto niente delle assicurazioni? Pronto? 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 Stavate parlando di un'assicurazione. Il signor... E forse chiederanno tempo. E noi non abbiamo tempo. Ricordalo, questo. Lo sapevi che era rischioso. Si può guadagnare molto e si può perdere tutto. E spesso non dipende dalla buona volontà di nessuno. Comunque, cercherò di fare qualche cosa. Dopodomani, alla riunione, ti metterò al corrente. D'accordo. A dopodomani. Bene. Tranquillo, stasera vorrei chiedere un permesso. Ma andiamo, mercoledì. La donna che conoscevo io, l'ultima, era libera la domenica. Questa è Bruna ed è una cosa seria. Eh sì, tua madre che ne pensa? L'ho presentata anche a lei. E che ancora non me l'ha detto. Però voi sapete com'è. Non la conosce ancora bene. Sì, ma conosce te.
Come sarebbe a dire? Ispettore? Ah, Sheridan, ti ho cercato anche prima, c'erano un paio di cose urgenti. Ma ho saputo che eri ancora fuori per il caso Morgan. Sì, infatti. Ci sono novità? No. E allora archiviamolo. E non che archiviamolo? Non abbiamo tirato fuori un ragno da un buco. Beh, in fondo non è morto nessuno, ci sono tanti altri casi urgenti. Io vado di là. Sì, sì. Ispettore? Senti, ispettore, a me il caso Morgan interessa e quindi non desidero chiuderlo così. Non mi chiedere il motivo preciso perché non lo so, però ti prego di non credere che si tratti di un capriccio. Ecco. E allora di cosa si tratta? Di un puntiglio? Di che cosa? Ma non lo so, diciamo della gente che ci sta dentro, gente nuova, strana, sorprendente, piena di contraddizioni. Insomma, mi interessa. Spero come poliziotto. Ecco, lo sapevo. E adesso chissà che cosa penserai, vero? E allora... C'è un punto definito dove comincia e dove finisce l'interesse di un poliziotto. Una specie di sortilegio. Comunque penso che non abbia alcuna importanza ormai. A proposito della vostra fortuna con le donne, se fosse proprio lì la causa dell'attentato... No, io all'attentato non ci credo. E le donne le so scegliere, di bell'aspetto e senza grossi problemi. Quando finisce non ci sono rimpianti. Tutto pianificato, insomma. In un certo senso sì. Immagino che applicando questi sistemi alla vostra società voi facciate degli ottimi affari. Non è così? È facile come con le donne, ma ce la caviamo. Importazione ed esportazione di oggetti di artigianato, vero? Bello, molto sì, bello. Un commercio facile, senza avventure. Insomma, siete un uomo senza problemi e quelli che avete li sapete mantenere alla temperatura giusta. Anche sotto zero, se occorre. Mi dispiace deludervi, signor Morgan, ma proprio qui nel vostro ambiente c'è qualche cosa che bolle. Quello o quelli che hanno sparato sulla vostra macchina sono fuggiti a bordo di un autofurgone. Ah, e allora? Sapete a chi apparteneva quel furgone? A voi. Alla Davis Company. A noi? Sì. Ah, sì, sì, adesso ricordo. È stato rubato qualche giorno fa. Sì, lo so, però la denuncia è stata fatta soltanto sabato sera. Ah, già, sabato. Eh già, cioè il giorno dopo l'attentato. Ora tutto questo mi sembra un po' sorprendente, non vi pare? Prego. No, grazie. Arrivederci, signor Morgan. E nel caso vi venisse in mente qualcosa di importante che possa essere utile, il mio numero è Plaza 2222. Va bene, tenente. Grazie, arrivederci. Dal signor Morgan, vero? Sì. E non vi ha detto niente delle assicurazioni? Pronto? 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 Stavate parlando di un'assicurazione. Il signor Morgan ha due soci, il signor Velasco e la signorina Vera Davis. E sapete che hanno fatto? Ognuno dei tre ha sottoscritto un'assicurazione sulla vita in favore degli altri due. Ogni polizza per $1,000,000. $1,000,000? Il signor Morgan è stato molto carino, non dirvelo. Ma a me sembra importante. Non vi pare? Credo proprio di sì. Arrivederci. Sì, va bene, riferirò. Qualcosa di importante? Il solito controllo. La signora Claire abita da queste parti. Le deve dire delle cose molto importanti di quella sera. È piuttosto sorda, ma la pare... Salute, signora. Sono raffreddata. Lo vedo, mi dispiace, è un malessere noioso, eh. Come? No, dico, è un malessere noioso. Lo so, io lo so. Ma ora ho capito tutto, ho capito. Lo sapete chi mi ha fatto venire il raffreddore? Non so, colpo d'aria. Magari. È stato quel disgraziato con la macchina. Io credo che le voglia parlare dell'autofurgone, quello che fuggì l'altra sera. Come? L'autofurgone. Bravo, sì, l'autofurgone. Sono un po' sorda io. Sì, e quando l'apparecchio non funziona, addio. E proprio l'altra sera questo accidente non funzionava. E allora io i colpi non li ho sentiti, nemmeno uno.
Ma poi ho letto il giornale e ho capito tutto. Ho capito perché correvano tanto quelli dell'autofurgone. Sono entrati con le ruote in una pozzanghera così. E tutta l'acqua che c'era dentro me l'hanno schizzata addosso. Fradicia alla testa e viene. Sentite qui che raffreddore. Sì, avete ragione, mi dispiace. Però se ho ben capito, voi avete visto bene l'autofurgone che portava a bordo quel tale che poco prima aveva sparato. Ma che cosa ho detto allora? Sì, appunto. Sono sorda, ma non sono mica scema. No, 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 ma dico, voi siete in grado di dirmi qualche cosa di veramente importante? Ma che cosa credete? Che mi lasci infradiciare così senza far niente? Gliela faccio pagare io, gliela faccio. Ecco qui, la targa, California 2021. Grazie e auguri. Buonasera. Dammi la radio. Pronto, centrale, qui Sheridan. Qui centrale, dite pure, tenente. Trasmetti subito questo comunicato urgente a tutte le pattuglie. Si ricerca autofurgone color lavagna targato California 2021. Se le ricerche hanno esito positivo, non intervenire, ma dare comunicazione alla squadra omicidi, all'autoradio AIS 374, AIS 116. Passo e chiudo. Vai. Salve, autoradio AIS 374, sei tu che hai avvistato il furgone? È passato in questo momento. Gli sta dietro Barney, l'agente in coppia con me. Se ci date dentro, gli sarete subito. Posso ammettere che sia sorprendente, ma io non mi sono affatto allarmato. Sapete qual è la prima cosa che ho pensato? Che si sia trattato di un errore. E hanno sparato contro di me pensando che si trattasse di un'altra macchina. Evidentemente siete molto ottimista. No, no, sono uno che sa ragionare. Non riesco a vedere nemici. Nemici al punto da volermi fare la pelle. E così, per evitare noie, avete pensato bene di disfarvi della macchina. Appunto, ma era vecchia e venderla non ci avrei ricavato niente. Francamente, non pensavo che sareste riusciti a trovarla, e tantomeno a identificarne il proprietario. Complimenti. No, è stato molto più semplice di quanto non possiate immaginare. Nella tasca dello sportello della macchina ho trovato una fotografia. Questa. Brigitte? Oh, una foto di Brigitte nella mia macchina. Questa è bella, eh? Non capisco proprio perché ce l'abbia messa. O forse sì. Brigitte è molto superstiziosa e credo che abbia un certo interesse per me. Sono piuttosto fortunato con le donne. Chissà che Brigitte non abbia pensato che la fotografia, insomma sì, che fosse un modo per stabilire una vicinanza, una specie di sortilegio. Comunque penso che non abbia alcuna importanza ormai. A proposito della vostra fortuna con le donne, se fosse proprio lì la causa dell'attentato. No, io all'attentato non ci credo. E le donne le so scegliere, di bell'aspetto e senza grossi problemi. Quando finisce non ci sono rimpianti. Tutto pianificato, insomma. In un certo senso sì. E immagino che applicando questi sistemi alla vostra società voi facciate degli ottimi affari. Non è facile come con le donne, ma ce la caviamo. Importazione ed esportazione di oggetti di artigianato, vero? Bello, molto. Sì, bello. Un commercio facile, senza avventure. Insomma, siete un uomo senza problemi e quelli che avete li sapete mantenere alla temperatura giusta. Anche sotto zero, se occorre. Mi dispiace deludervi, signor Morgan, ma proprio qui nel vostro ambiente c'è qualche cosa che bolle. Quello o quelli che hanno sparato sulla vostra macchina sono fuggiti a bordo di un autofurgone. Ah, e allora? Sapete a chi apparteneva quel furgone? A voi. Alla Davis Company. A noi? Sì. Ah, sì, sì, adesso ricordo. È stato rubato qualche giorno fa. Sì, lo so, però la denuncia è stata fatta soltanto sabato sera. Ah, già, sabato.
E già, cioè il giorno dopo l'attentato. Mi raggiunge la sera, ma nell'aria non c'è quel sapore di te. Sì, di te. L'amore non ha vita, se nella vita manchi tu. L'amore non respira, se adesso non respiri tu. Se adesso non ti vuoi tu. 100.000 sentimenti sto scoprendo. Sempre l'espressione del tuo viso. Mi raggiunge la sera, questa volta lo so, stai fuggendo per me. Sì, per me. Ma ci sarà anche un motivo, un punto di riferimento per questa tua curiosità. Senti, se io sottoscrivessi un'assicurazione sulla vita in tuo favore, e questa assicurazione fosse di $1,000,000, tu che ne penseresti? Un'assicurazione di $1,000,000? Sì. Ma dai, cosa stai dicendo, Sheldon? No, un momento, guarda, nel caso Morgan ci sono 3 persone che hanno agito proprio così. Hanno fatto delle assicurazioni incrociate per $1,000,000. Una di queste persone è stata per essere uccisa. E per una questione di millimetri è sfumata la possibilità di un'eredità di $2,000,000. E allora, è o non è un caso interessante? Pronto? 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 Ciao Brigitte. Buonasera, signor Velasco. A che ora sarebbe la riunione? Avete solo 7 minuti e mezzo di ritardo. Sono di là, nell'ufficio della signorina Vera. Allora vado. Un momento, signor Velasco. Sì? Questo nodo è un orrore. L'alibi era buono? L'alibi? E che ne so, speriamo di sì. Andate, andate. Siete in ritardo.
non possiamo vendere quello che non siamo più in grado di comprare. Situazione spiacevole, ma piuttosto chiara, no? Ma non si può fare qualcosa per sollecitare i mediatori? Non so, parlare con West. Già fatto. È arrivato questa mattina ed è ripartito subito. Sono sicuro che se ne interesserà. Ha tutto da guadagnare lui. Ma pensa che quelli si trovino in difficoltà. In questo caso, capisci? Non è facile come dicevi, come ci avevi fatto credere. Motivo in più per finirla. Ma che finirla? Ma se è andata bene due volte e abbiamo guadagnato tanto da pagare tutti i nostri debiti, e non erano pochi, e per aprire un conto in banca. E poi io sono tranquillo e avrei più motivi di voi per essere preoccupato, no? Se quelli non pagano, diamo l'addio a $50,000. Sarebbe a dire a tutto il capitale che ci è rimasto. Giusto, giusto per ricominciare da zero il nostro vero commercio.